Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo della figura professionale dell'assistente virtuale. Lo facciamo con la nostra ospite, Cristina Biasin, che è proprio assistente virtuale. Cristina, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie di essere con noi. Assistente virtuale, forse non tutti gli ascoltatori sanno di che cosa ti occupi. Allora, devo dire anche che la professione dell'assistente virtuale sta crescendo molto in questo periodo, quindi è un termine che sta entrando un po' anche nel nostro dizionario quotidiano. L'assistente virtuale è una professionista genericamente autonoma, quindi con partita IVA, che collabora con liberi professionisti e piccole aziende genericamente per gestire l'operatività quotidiana che genericamente porta via del tempo ai professionisti per dedicarsi ai suoi clienti e a aumentare, diciamo così, il proprio giro d'affari. Come si diventa assistenti virtuali? Genericamente non è un percorso lineare, c'è chi parte già come assistente virtuale perché appunto entra in contatto con altri assistenti virtuali che fanno già questo lavoro e si interessano appunto all'operatività da remoto, mentre chi come me invece decide dopo un'esperienza, diciamo così, anche decennale in azienda e decide di mettersi per conto proprio e dare la propria professionalità a più professionisti, insomma, a supportarli. Quindi gli sbocchi lavorativi sono molteplici. Esatto. Gli sbocchi lavorativi possono essere in varie fasi. Allora, c'è chi per esempio dopo un periodo di attività come assistente virtuale trova una posizione lavorativa come dipendente che più si confà, insomma, alle sue esigenze e anche permette, diciamo così, di elevare il proprio status rispetto a quello che era precedentemente, quindi magari può diventare una figura, diciamo così, direzionale, perché ovviamente essendo una lavoratrice autonoma è già abituata a gestire più lavori, più progetti, più team e più professioni contemporaneamente, mentre c'è chi invece preferisce passare da una figura operativa come può essere la mia a una figura più consulenziale rispetto appunto alle proprie tendenze e alle proprie competenze. C'è chi genericamente si sviluppa con il proprio business diventando appunto consulente aziendale, oppure chi offre le proprie consulenze a nuove libere professioniste per avviare il proprio business, oppure chi anche diventa proprio una online business manager, quindi diventa una manager per più professionisti e per gestire i loro progetti online, i propri flussi di lavoro, i propri team, e insomma è una figura che può trasformarsi veramente in tante altre figure professionali.